in America, il n'y a pas de job. Di quella che inventa o a Microsoft? È vera, è quella che ha inventato la Microsoft. Allora, cerco prima e mi avete una partita, dunque ha giocato contro Carlsen. Qual è Carlsen? Un campione del mondo. Allora, e mi avete questa partita e dopo vi spiego la partita e faremo qualche tattica. In inglese, ma non fa niente, parla in inglese. Ok, so... Mi avete 30 secondi. Let's go. E dunque ha fatto scacumato in 9 mosse e mi arrivi insieme a partita. Gente di scacchiera. Carlsen ha risposto cavallo C6. Cavallo C6. Come si chiama questa difesa di scritto? Mzovic. Fammi una frase per piacere. Elisa, fammi una frase. Si chiama difesa di Mzovic. La difesa di Mzovic, hai ragione, perché era inventato da Mzovic. L'idea... E di giocare un'apertura complicata, ha già scritto, è scarsa. Chi vuol dire scarso? Conosci la parola scarso? E c'è Julien che è giunto. Chi vuol dire scarso? Elisa. Scarso vuol dire raro. Per cosa dire raro? In francese? Raro. Vuol dire che l'apertura è poca giocata. Di nuovo. Hai ragione, Fiade. L'alfiero in detre. Blocca il beino dei due, hai visto? E dunque impedisce il beino da avanzare e questo beino ad impedisce lui, l'alfiero, di svilupparsi in un centro di scacchiera. Dunque l'alfiero in D3 è gioca in un centro di scacchiera, è vero, ma non è mica un buon colpo perché blocca, come lo ha detto Julien, blocca il beino dei due. A piazza, chi farebbe lui? A piazza? Yeah. D3, mica male. Qualcosa d'altro, Nabil? D4. D4? Perché ha sviluppato la sua arma qui? Per fa. Per fa? La rocco longo. La rocco longo, hai ragione. Prepara la rocco longo. Bravo, Nabil. A seguito di la rocco E5. Lascia l'alfiero in G4. L'alfiero è attaccato. Allora, Carlsen vuole attaccare e fage spaccata. Fage spaccata, Carlsen. Tu vuoi fage spaccata? Conosci l'espressione? E hai ragione, per caso così. Allora, in francese, fage spaccata, vuoi bluffer e fage non scacumato. Qual è chi prova? Matteo, in dove Matteo? E qui. Allora, tocca a te, Matteo. Ah, ma in H2. Bravo. Ah, ma si mette in H2. Attacca un re e chi pezza diventa ama? No. Chi pezza diventa ama? Un cavallo. Un cavallo diventa ama e così impedisce un re da conta ama e c'è scacumato. Hai una domanda qui. A piazza di Bia un cavallo, chi ce la fa qui, Yankee? Chi farebbe lui? Oh, brava. Dunque qui, ad ora in E1, è meglio, ve la sicura, e a partire da continuare già. Quali mi colleghi a prima frase? Jérôme, vuoi provare per piacere? Il Bietz è nato nel 1955, il 28 ottobre in Seattle, Stati Uniti d'America. Bravo, bravissimo. E dunque, il fatto suo nome è William Henry Gates, o Dertz. Cognomado Bill Gates. Cognomado, chi vuoi cognomado? Surnommé. Hein? Par exemple, elle aussi bien, Julien Morizon et au cognomado. La parole qui s'assoumit. Philanthropique. Alors, encore parole française difficile. Je l'ai. Philanthropique, une française, si j'ai philanthrope. Connaissez la parole philanthrope? Non, hein? Est trop difficile. Je l'ai. Alors, une personne philanthropique, il y a une personne qui veut faire pro à l'humanité. C'est quelqu'un. Une française, un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait des œuvres caritatives, qui veut. Fait des fondations pour le bien de l'humanité, des choses comme ça.
Allez, a già leie ed arrivede, tutti insieme per piacere. Allora, c'ho la leie appena. Un format dico, di prima drink. Un format di prima drink. E un visionario. Un visionario. Il 1973. Il 1973. Era studente a prestigiosa università di Harvard. Ma ha lasciato tutto per creare e sviluppa l'impresa Microsoft. Risponda a quale? Alex, buon libro per piacere. La prima frase qui. A Divesa Limzovic. È scarsa, di spiegare la parola scarsa. A Zegula, fangiune. Cerise, vuoi provare per piacere? Qui. Un sviluppo. Un sviluppo naturale. Allora, ribia. Un sviluppo naturale. Un sviluppo naturale. Brava. A Zegula. Attacca Adam. Mica attacca, ma attacca. Attacca a nera. Brava, attacca a maniera. A Zegula. Quale chi prova? Qui. Allez, Alexandre, tocca a te, sempre. Qui è piazzata. La sedente è piazzata. È piazzata, beata. Allora, si dice così, sta a sentire. Qui è piazzata, beata. Qui è piazzata, beata. Bravo. À quoi? Apollo, cognomado. Surnommé. Alors, fammi una frase in corso. Cognomado, il francese, voi surnommé. A te? Cognomado. Il francese, surnommé. Bolei. Bolei, surnommé. Surnommé, bravo. Surnommé. A puerta. Ah, qui voyez à puerta? Quel est-ce que vous avez là? A puerta, vous avez dit en français. Si vous êtes bolei. Bolei, en français. La pauvreté. La pauvreté. Allora. Dunque, è muovata la biografia di Bill Gates. Siamo visti la sua partita contro Carlsen. Carlsen ha vinto in 9 mosse. È muovato. È morbida la partita. È muovato qualche parola. E Madiuga, oggi. Dunque. E ma principia giustra, vi do una lista, figlia di vostro nome, fatemi una croce, se la c'è vostro nome, o se no scrivete qui a casa da un nome. Allez, vi lascio va, mo finito. Per la lezione oggi, e Madiuga. Si, je regardais, je l'ai derrière moi. Vas-y, mi café. Allez, aspettate, c'era un sbaglio. Combien ma peine? Grosse pote. Et à peine. Mancava au numéro 1 di Agnistra. Avec de la part de main, les gars. Moi aussi j'ai une noire. Tu es content? Yogi qui est quand même. Pose, Ali. Tu casses pas les couilles, tu fais pas de bruit. Allora, e va principia a giustra, fa di un silenzio per piacere. Ci siamo. Allora, prima partita, tu cadevi a mano e Diogo Nuyon.